Evidentemente sanno che i ladri sono altrove. Prime due cose. Uno, guardiamo questa piazza. Ci sono deputati, senatori, appunto ci sono le forze dell'ordine che ringrazio, ma stanno dietro, lontano. Magari si sentono anche un po' i comizi. Cioè non c'è nessuna intermediazione, nessun blocco di forze dell'ordine tra cittadini dentro le istituzioni e cittadini fuori le istituzioni, perché siamo questi, siamo tutti cittadini, non parlamentari e elettori, diffidate da coloro che ci chiamano elettori. Questa è la prima cosa. Pensate se fosse uno da qui la Boschi, ci sarebbero stati i cecchini a posta. Vero! Decine di camionette, tutti a difendere. Però non a difendere la Boschi dai cittadini, ma i cittadini dalla Boschi. È così. Pensate che ieri è arrivata la notizia, qualche giorno fa, il ministro Boschi è stata contestata alla festa dell'unità dai risparmiatori di Banca Etruria, un'associazione che si chiama Vittime del Salvabanche. Questi hanno perso tutto per il decreto Salvabanche. Il ministro Maria Etruria non li ha ricevuti, ma addirittura dal palco ho detto Maria Etruria e dei bambini piangono, e lo capisco, e non li ha ricevuti, ha detto questi vengono qui perché non sanno dove andare, cioè veramente una vergogna. Ecco, ieri dal Vaticano è arrivata la conferma che il Papa li riceve, per cui non sanno dove andare, vanno dal Papa che invece li riceverà, a parlare del disastro appunto effettuato dalle manovre appunto a favore delle banche e non a favore dei cittadini. Perché parto da questo? Perché i mandanti delle riforme costituzionali sono le grandi banche d'affari. Perché nel 28 maggio 2013 una banca d'affari nordamericana, potentissima, fortissima, che oggi controlla anche in parte il governo Renzi perché le ha promesso cospicuo aiuto sul salvataggio di MPS, la banca del PD, Monte dei Paschi, questa banca che si chiama JP Morgan, responsabile tra l'altro della crisi sui mutui che ha portato a pioggia la crisi economica finanziaria in tutta Europa, il 28 maggio del 2013 se ne esce con un documento, lo potete trovare su internet, dove scrive nero su bianco che il problema della crisi non è il problema della crisi finanziaria, gli speculatori, ma le costituzioni del sud Europa troppo incentrate sui diritti sociali in quanto, diciamo, portate avanti, votate dopo un periodo di dittatura. Cioè imputa ai diritti dei lavoratori la possibilità di sciopero, al Parlamento troppo forte, a un governo troppo debole, ma come diceva prima Emanuela, questa è una menzogna, o alle regioni troppo forti, ai governi centrali troppo deboli, imputa di fatto all'autodeterminazione dei popoli, ai diritti sociali, la responsabilità della crisi economica. È veramente una follia, però ci sta il loro punto di vista, perché se verrà costruita in futuro una società sempre più privatizzata e verrà portato avanti appunto un'idea di privatizzazione della società, a cominciare dai diritti, i diritti sociali, la sanità pubblica che diventerà privata, la scuola pubblica, già vedete come viene massacrata, evidentemente qualcuno sulla privatizzazione dei diritti ci guadagnerà. È la loro politica, è normale che le banche d'affari spingano per la privatizzazione dei nostri diritti, perché se non c'è più una sanità pubblica ci sarà una sanità privata, ci sarà magari una compagnia di assicurazione privata che si arricchisce perché il cittadino si farà una polizza, perché è così, è sempre stato così, le banche d'affari dove fanno quattrini sui prestiti. Cioè la privatizzazione della società, quindi la perdita dei diritti garantiti dallo Stato e l'acquisizione da parte del privato della somministrazione, diciamo della garanzia di questi diritti, è chiaramente gradita ad un sistema capitalistico finanziario che oggi ci governa. Basti vedere la riforma Fornero, che non è stata scritta nel Parlamento della Repubblica Italiana, è stata scritta nella BCE, in qualche consiglio di amministrazione, in qualche banca, e i prestanome di questi interessi, che sono i parlamentari, che ci sono purtroppo, prestanome, che fanno gli interessi di questo sistema, hanno votato per esempio la legge Fornero. Magari l'hanno anche votata pensando che facesse schifo, ma gli è stata imposta da chi? Dai loro datori di lavoro, che sono i partiti politici, i quali a loro volta oggi dipendono dalle grandi lobby. È questo il concetto. Ora qualcuno potrebbe dire in questa piazza, l'Italia va male, meglio cambiare. Perché magari questa non è la frase che ti dice il Presidente del Consiglio delle Banche tutti i giorni in televisione. È normale, meglio cambiare. Ci avete mai pensato che oggi ci provano a dare un contentino? Come se
fosse l'ultimo pasto di un condannato a morte, per imporci di votare sì, per poi con queste riforme blindare qualsiasi cambiamento futuro. Sono scaltri, sono bravi. Io giro le piazze d'Italia perché in televisione ti interrompo ogni 3 secondi, devi dire una frase, poi arriva, mandiamo la pubblicità, dottoressa Gruber, mi faccia finire il concetto, la prego, mi fa, è così e non hai tempo di spiegare. Ora, uno, non è vero, qualcuno ancora lo crede che aboliscano il Senato? No, l'unica cosa che aboliranno è la scheda elettorale, ovvero aboliscono il popolo che vota, perché hanno paura di un popolo che vota. Perché? Perché i cittadini, alcuni soggetti che vediamo in televisione da 30 anni, dai Casini, ai Cicchitto, ai Franceschini, ai Gasparri, non li voterebbero più. E dato che loro però in vita loro hanno fatto solo politica, come se la politica fosse una professione, per continuare a tenere quei deretani su poltrone da 12.000 euro al mese, vedete come parlo fordito, avrei voluto dire culo. Troppo al TG ma manda solo culo. E lo manda tipo in lutto, culo, 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 culo. Vedete le argomentazioni del no, culo, culo, fanno così. Per mantenere quei deretani su quelle poltrone a 12.000 euro al mese, l'unica cosa che potranno avere, appunto, è la nomina dal partito politico, perché non verrebbero più votati neanche dai familiari più stretti, e per continuare a stare in Parlamento, perché gli piace sentirsi onorevoli della Repubblica, o girare in auto blu, o avere quei mazzi stipendi, o sentire sgranocchiare il potere nei loro fauci, come se il potere gli desse così tanta soddisfazione. A me la soddisfazione di poter entrare con un motorino qui in questa piazza senza scorta, con i cittadini che mi danno una pacca sulle spalle per me fare tutto l'oro del mondo, altro che tangenti, corruzioni, auto blu. Mi sono visto tutta l'Italia con un motorino, il paese più bello del mondo. Capite bene che nel momento in cui, se dovessero passare queste riforme, arriva una legge elettorale alla Camera Italicum con un premio ipermaggioritario che potrebbe addirittura dare la maggioranza a un partito che c'è il 20%, ma soprattutto avremo una Camera dei Deputati composta per il 70% da nominati dei partiti, e il Senato viene trasformato e verrà composto da 100 senatori pescati soprattutto dai consigli regionali e alcuni sindaci scelti dai partiti politici. Loro ci danno il contentino che ho eliminato alcuni senatori, c'è un risparmio tra l'altro ridicolo sui costi della politica, però si prendono la possibilità di scelta dei futuri senatori. E chi sceglieranno? I migliori? Quelli con i curricula migliori? No, sceglieranno quei consiglieri regionali più fedeli al partito politico, o magari in odori di corruzione e di malaffare, perché magicamente in autogrill dal loro consiglio regionale a Roma, in autogrill sulla strada gli regaleranno l'immunità parlamentare. E avere l'immunità parlamentare per un soggetto che magari è sotto processo può ostacolare il processo stesso, e questo rappresenta un enorme costo per la collettività, perché come sapete oltre 70 miliardi di euro all'anno spariscono per via della corruzione, e quanti processi verso alcuni politici vengono anche, diciamo, ostacolati dall'immunità parlamentare. Che cos'è l'immunità parlamentare? Significa che se tu sei un povero Cristo che ruba in un supermercato vai in galera, se sei un parlamentare della Repubblica che ti fotti magari 1 milione di euro di tangenti, prima di essere arrestato, nonostante i magistrati, la procura chieda il tuo arresto, prima di essere arrestato ci deve essere un voto della Camera di appartenenza. E tu non puoi essere né arrestato, né perquisito e neanche intercettato senza il voto del Parlamento. E quindi magari avrai tempo per, ostacolare il processo, per nascondere le prove. È così che si fa, alcuni sono anche storicamente scappati. Questo è il concetto. Io che ho girato tutta l'Italia, la maggior parte degli italiani mi dice: vogliamo abolire l'immunità parlamentare. Poi mi dicono anche un'altra cosa: quando è che fate una legge per impedire i voltagabbana? Cioè, a me non mi sta bene, non so se siete d'accordo con me, che uno che viene eletto con un partito prende dentro il Parlamento, lascia il partito e va in un altro, ti dimetti e entra quello dopo, non che cambi casacca 270 volte, giusto? Ecco, queste due proposte, e la terza di cui parlava Emanuele, ovvero
togliere il pareggio di bilancio in Costituzione, che impedisce al Paese di fare degli investimenti che possono essere produttivi, perché deve essere tutto in pareggio di bilancio, perché l'ha deciso Bruxelles, Francoforte, Washington o Berlino, togliere l'immunità, inserire appunto l'obbligo di dimissioni per il parlamentare che cambia casacca e togliere il pareggio di bilancio sono delle riforme che tutto il popolo vorrebbe. Noi, qualora dovessero vincere sì, per farle queste riforme future alla Costituzione, dovremmo per forza avere il voto dei futuri senatori non eletti dal popolo ma scelti dai partiti. Sono stati scaltri, di fatto cambiando nulla, o meglio, cambiando qualcosa in peggio, impediscono i futuri cambiamenti che tutto il popolo vuole. Sono bravi, sono 70 anni che fanno soltanto questo, ci hanno sempre preso per il culo da 70 anni. Possiamo oggi ancora una volta concedere agli stessi partiti politici che hanno votato leggi incostituzionali come la legge Fornero, come il Porcellum, come Lodo Alfano, come legittimo impedimento, come la Fini Giovanardi, leggi incostituzionali, gli possiamo concedere la possibilità di riformare la Costituzione? E lo possiamo concedere ad un Parlamento che alla Camera ha una maggioranza abusiva e incostituzionale, perché il PD ha preso meno voti del 5 Stelle alla Camera, ma sono molti di più, il doppio, in virtù del premio di maggioranza del Porcellum, che è stato giudicato dalla Consulta incostituzionale, e al Senato queste riforme sono passate perché Renzi si è comprato politicamente alcuni senatori. Non gli bastava la maggioranza, prima ha fatto il governo con Berlusconi, poi Berlusconi ha fatto finta di stare all'opposizione e gli ha mandato le frattaglie degli alfaniani, poi le frattaglie degli alfaniani non bastavano, gli ha mandato le frattaglie dei verdiniani. Così si può riformare una Costituzione che venne votata nel 48 da un'assemblea costituente eletta a suffragio universale con una legge proporzionale da tutto il popolo italiano, che ci ha messo quasi 2 anni a scrivere una Costituzione. Ma soprattutto oggi, per me la Costituzione, lo dicevo, si può cambiare nel modo giusto, dicendo prima delle elezioni che cosa vogliamo fare. Ecco, allora 5 Stelle avesse la maggioranza, noi togliamo l'immunità parlamentare, inseriamo l'obbligo di dimissioni per questi parlamentari, togliamo il vincolo di patto di vincolo di bilancio, diciamo, pareggio di bilancio in Costituzione, e soprattutto imponiamo al Parlamento in tempi certi, un mese, la discussione delle leggi di iniziative popolari che vengono votate e vengono firmate dai cittadini. Vi faccio un esempio. Noi qui raccogliamo le firme necessarie per abolire i vitalizi. Quella legge il Parlamento è obbligato a votarla entro un mese che abbiamo depositato le firme. Poi sarà il Parlamento che si prenderà la responsabilità di fronte al popolo italiano, magari, di bocciare una legge di iniziativa popolare votata a maggioranza di italiani. Questa è la logica di un Parlamento. Il Parlamento dovrebbe essere il rappresentante del popolo. Il problema è che oggi il Parlamento non risponde al popolo italiano, perché il popolo non elegge più i rappresentanti, ma risponde appunto ai partiti politici che nominano i politici. E i partiti politici, fatevene una ragione, qua ci sarà qualcuno del PD, di Forza Italia, brave persone oneste, che magari vi fate il mazzo nel territorio, massimo rispetto, ma dovete capire che i vertici dei partiti politici non rispondono al popolo, ma rispondono ai grandi lobby che finanziano il partito politico. Basta ricordarsi che nel 2006 Riva dell'Ilva, che poi è morto, finanziò contemporaneamente Berlusconi e Bersani. Berlusconi mi pare 240.000 euro e a Bersani 98.000 euro. Legalmente, non si tratta di malaffare. Finanziò le campagne elettorali contemporaneamente di uno e dell'altro. Qual era la logica? Chiunque vince poi si dovrà ricordare di me. E infatti negli ultimi anni sono stati licenziati svariati decreti salva Ilva e nessun decreto salva cittadini di Taranto. Io ci sono stato nel quartiere Tamburi a Taranto, come in tante altre zone, come qui in Sardegna, dove ognuno respira bombe atomiche ogni giorno, perché c'è inquinamento. E a Taranto dovete vedere quella realtà devastante: l'Ilva da un lato, una raffineria dall'altro, vari cementifici, e i cittadini si ammalano di cancro vivendo soltanto in determinate situazioni. E negli ultimi anni il Parlamento ha fatto favori ai padroni dell'Ilva e non si è mai occupato dei cittadini di Taranto, perché sono cattivi? No,
perché dipendono i partiti da questi finanziamenti. La più grande rivoluzione che possiamo fare è rompere il finanziamento dei grandi lobbisti ai partiti politici. Il movimento, poi non vi chiedo il voto, non ho mai chiesto in vita mia, non siamo qui a parlare del movimento. Vi voglio dire che se noi riusciamo per esempio a organizzare delle enormi manifestazioni come questa attraverso le donazioni, stiamo vendendo delle magliette, dei gadget, noi avremo un unico lobbista che ci governa, il popolo italiano, i cittadini di Oristano, e di chi faremo gli interessi? Del popolo che ci finanzia e non dei lobbisti, perché a me non mi ha dato una lira nessun lobbista, e questo è il concetto. Io comprendo anche il perché alcuni politici si comportano in questo modo, perché se non rispondessero signor sì al partito politico non verrebbero rieletti, e il partito politico senza finanziamenti, magari delle concessionarie del gioco d'azzardo, che come sapete finanziano le fondazioni che a loro volta finanziano i partiti politici, senza magari alcuni finanziamenti delle grandi banche d'affari, ai quali poi restituiscono i favori. Negli ultimi 3 anni il governo Renzi ha approvato una decina di provvedimenti a favore delle banche e nessun provvedimento a favore dei giovani che scappano dalla Sardegna, che scappano dall'Italia, dei pensionati minimi. Ora gli daranno 4 lire, ripeto, come l'ultimo pasto dei condannati a morte, prima delle elezioni, perché la logica è sempre questa: mi devo comprare il voto con delle mancette, con dei bonus, e regolarmente prima delle elezioni. Ci abbiamo creduto qualcuno gli 80 euro dati prima delle europee, salvo poi rendersi conto che ti danno gli 80 euro, nel frattempo ti tolgono degli altri quattrini attraverso magari l'innalzamento delle tasse comunali, e poi dopo la vittoria delle elezioni iniziano pure a richiederti indietro gli 80 euro. L'hanno già fatto, ci siamo forse caduti una volta. Sbagliare umano, perseverare è renziano, perseverare è renziano. La verità è che questi soggetti, i Bleboschi, i Napolitano, i Verdini, i Renzi, alle volte noi li nominiamo troppo, cioè io li vedo, sono piazzati lì da altri poteri molto più forti, e qualora non dovessero rispondere a questi poteri più forti verranno sostituiti. È successo con Monti, sostituto di fatto con Letta, e è successo con Letta, sostituto con Renzi, e se Renzi dovesse fallire, cosa che sta fallendo anche per l'interesse del capitalismo finanziario, verrà sostituito e ci metteranno qualcun altro, magari Draghi, lo tireranno fuori giovane, ancora più fintamente grillino di Renzi, ve lo ricordate? Taglieremo i costi della politica, dimezzeremo gli stipendi, non vorremo più i partiti all'interno della RAI, perché il problema è legato all'informazione. Oggi non ci sono più i partiti nella RAI, c'è solo un partito nella RAI, quello è il Presidente del Consiglio. Lo vedete il PD1 ogni giorno, le notizie che dà? Lo vedete? Lo vedete, è drammatico, ma è così. E io per quello ho scelto di girare tutta l'Italia, perché non si può consentire alla televisione pubblica di fare questo livello di informazione. E guardate, se c'è qualche... Io sono entrato in Parlamento profondamente anti-berlusconiano. E per me l'anti-berlusconismo era un valore. Giravo, io lavoravo in Guatemala, facevo il cooperante in Guatemala, e giravo con la maglietta "io non ho votato Berlusconi" in 10 lingue diverse, per mettere le cose in chiaro. Per me. Perché ci giravo? Perché era pesante in quegli anni andare all'estero. Mi capitava di lavorare nelle comunità indigene che producono il caffè sopra i 2000 metri in Guatemala, per arrivarci a un viaggio. Giorni di microbus, si chiama chicken bus perché entrano le donne con le galline, incredibile quei bus, non so se qualcuno è andato in Guatemala, non sentite? Non so se qualcuno è andato in Guatemala, entrano le donne appunto con le galline, prendi questo bus e ti fai un giorno e mezzo e arrivi sulla montagna, poi non c'è più la strada. Tipo la Sardegna, il sud, tipo... che è vero, perché poi vogliono fare il ponte sullo stretto, i trasporti sardi, sono una vergogna queste persone. Vabbè, ma al di là di questo, il ponte sullo stretto è una cosa vergognosa. Non c'era più la strada, si va con il cavallo, si fa un giorno di cavallo. Poi neanche più il cavallo ce la fa nella giungla, quindi col machete vai 6 ore a tagliare la selva e arrivi su sul cucuzzolo della montagna dove c'è la comunità indigena, dove neanche si parla spagnolo, si parlano le lingue maya di 2000 anni, che ci bellissime lingue, qui gracchia la cassa. E io arrivavo lassù, parlavo con delle persone, appunto non parlavo spagnolo, e mi dicevano: "italiano?" Io sì, bunga bunga, ve lo giuro. Che io giravo con la maglietta, io non ho votato per Berlusconi. Dopo 3 anni in Parlamento, che ho visto la finta sinistra, i radical chic, questi macellai sociali che fanno tutto
tutte le manovre peggiori, ma le fanno con il pugno chiuso alzato, arrostendo la salamella, la festa dell'unità. Venite più qua, se non si sente io posso urlare. Ho capito che la più grande ipocrisia è appunto questa oscena falsa sinistra che ha fatto delle porcate che neanche Berlusconi si era mai sognato di fare, ma le fanno dicendo noi veniamo dal partito di Berlinguer. Vaffanculo! E quello, quella maglietta io me la metterò ancora, io non ho votato Berlusconi, con un PS, però questi di oggi sono peggio, perché Renzi ha occupato la televisione e ha cacciato non i suoi nemici come faceva Berlusconi via Santoro, Biagi, Luttazzi, no, caccia quelli che non gli sono abbastanza amici, che è un'evoluzione della dittatura mediatica, ha cacciato la Bianca Berlinguer dal PG, perché non perché dava più spazio alle ragioni del no, perché dava lo stesso identico spazio alle ragioni del sì e alle ragioni del no, cioè il messaggio che dà, se tu ti comporti bene devi andare fuori. Tu per restare e lavorare nella televisione pubblica ti devi allineare al pensiero dominante ed è quello che vogliono fare, purtroppo non funzionano le casse, non prendiamo i rimborsi elettorali, noi questi sono i risultati. Avvicinatevi, sono migliaia di persone. Mi sentite? Ci vogliono allineati, ci vogliono con la testa bassa, che li ringraziamo per il bonus e che ci accontentiamo della mancetta dell'eliminazione di qualche senatore in cambio del diritto di votare il Parlamento della Repubblica. E dovete capire che fino a che non avremo un controllo popolare del Parlamento e delle istituzioni, cioè noi cittadini li dobbiamo controllare con il voto eleggendo direttamente i rappresentanti, fino a che non ci sarà questo controllo, i parlamentari non risponderanno mai al popolo italiano, ma soltanto ai partiti politici che li nominano, ed è per quello che piazzano le leggi come la legge Fornero, la legge su Equitalia, la distruzione della piccola e media impresa, o iniziano a pensare al ponte sullo stretto, perché qualche lobbista del cemento gli ha dato quattrini e evidentemente devono ritornare il favore, far tornare il favore attraverso un progetto. E poi è incredibile, quando stai nel palazzo tu studi le cose e scopri che già abbiamo pagato quasi 400 milioni di euro di penali perché il progetto venne fatto e poi è stato interrotto da Monti, il ponte sullo stretto. E noi abbiamo pagato con le nostre tasse, e poi le scuole le vedi distrutte, 400 milioni di euro di penali. Oggi il progetto magari lo faranno ripartire, tra un po' verrà stoppato, ma inseriranno delle clausole che qualora dovesse essere stoppato in futuro ripagheremo delle penali. Ed è così che si danno quattrini nostri a delle imprese che neppure costruiscono, iniziano soltanto a pensare il progetto, poi viene interrotto, ma gli arrivano decine e decine, anzi centinaia di milioni di euro di quattrini nostri. E poi la Sardegna sta come sta, la sanità sarda sta come sta, i trasporti sardi stanno come stanno, e poi ci vengono a dire che qualora dovessero vincere i sì ci saranno benefici per la Sardegna. Guardate che queste riforme contengono anche una clausola, diciamo, di supremazia che consentirà al governo centrale di attuare un progetto magari in Sardegna nonostante il volere contrario dei sardi, perché questo è il concetto: si ha paura della popolazione, si ha paura di un popolo che si organizza, di una comunità territoriale che dice no a un progetto, si ha paura di un popolo che vota e che possa esprimere un nome o un cognome sulla scheda. Noi non possiamo scrivere nome e cognome sulla scheda perché i capi lista con l'Italicum sono bloccati e scelti dai partiti. Si ha paura di un popolo abbastanza benestante, perché con la povertà ci marciano, perché grazie ai poveri esiste anche il voto di scambio, perché un paese non sarà mai giusto se ci saranno persone così povere da vendersi il voto e persone tanto ricche da potersi comprare tanti voti delle persone povere. Questo è il dramma. E ci vogliono anche sufficientemente ignoranti da poterci manipolare magari con gli stessi mezzi di comunicazione che vengono ormai gestiti da partiti politici. L'avete visto l'attacco enorme su Roma che stiamo ricevendo? Perché? Perché gli abbiamo detto no alle Olimpiadi. Se avessimo detto sì, la Raggi sarebbe il miglior sindaco della storia di Roma, ve lo garantisco. Ed è la prima volta che una forza politica si mette di traverso di fronte a questi poteri, che va da Caltagirone, da Malagò, da Montezemolo, gli M&M's, io li chiamo Malagò e Montezemolo, e gli dice no. E avete visto le facce da funerale di Lenin che avevano Malagò e Montezemolo? Questi, io Malagò gli ho dato del coatto,
E lui, no, perché lui prima ha fatto il quarto, cioè ha detto adesso chiederemo i danni per i soldi che abbiamo già speso. Anche noi abbiamo pensato, quali soldi avete speso? Cioè, milioni di, abbiamo speso milioni di euro, benissimo Malagò, dato che sono quattrini gli italiani, dici esattamente come li hai spesi. Subito ha abbassato le penne, io gli ho dato addirittura del coatto, sapete che è un coatto a Roma, un coatto è un tipo Malagò, uno che prende e dice adesso, è quello che nelle discussioni dice reggetemi che voglio picchiare, ma non va mai, no? Si dice quello che fa reggimi, questo è il coatto, gli ho dato del coatto e lui ha risposto, ma io... rispetto le opinioni altrui, ma come ti ho dato del qua, rispetto, l'ha fatto abbassando le penne perché evidentemente hanno paura delle interrogazioni parlamentari sui costi che il CONI ha sotto, ha, diciamo, ha avuto per l'inizio appunto della candidatura alle Olimpiadi. E questo è il dramma. E a Torino ci siamo anche messi di traverso contro i grandi poteri che sono quelli di concessionari del gioco d'azzardo. E l'altro ieri il sindaco Chiara Appendino ha fatto un'ordinanza che proibisce l'apertura delle macchinette nei bar la mattina. Non puoi più giocare! E sappiate che le fasce deboli giocano soprattutto la mattina, soprattutto studenti senza lavoro, che provano. Provano magari per paura di non riuscire a pagare una bolletta, provano a giocare per vincere qualcosa, perché questa è una repubblica fondata, era fondata sul lavoro, oggi è fondata sulla paura. Ci vogliono timorosi, impauriti per poterci controllare. Qua c'è crisi dovunque, l'unica cosa che aumenta è il consumo delle droghe, degli psicofarmaci, questa è la verità, che lo prendono magari le persone che hanno paura di vivere. Cresce anche l'acquisto di armi, come negli Stati Uniti d'America, si sta andando verso quella direzione, paura che persone che hanno paura appunto di essere ammazzati, di morire, e aumentano le persone che giocano appunto al gioco d'azzardo per paura di non riuscire a pagare una bolletta. Ed è, pensate, stimolato addirittura dallo Stato o da quei partiti politici che per tanti anni sono stati finanziati dalle concessionarie del gioco d'azzardo e a loro volta gli hanno abbonato miliardi di euro di tasse, cioè il piccolo imprenditore viene massacrato e magari il concessionario dei giochi d'azzardo gli vengono abbonati miliardi di euro di tasse, e sono le stesse grandi lobby che evidentemente controllano i partiti politici attraverso il finanziamento e che oggi spingono per il sì al referendum. Basti vedere chi sta dalla parte dei sì, Marchionne, come si chiama quello che è del Chat Billionaire qua? Come... Briatore, che tra l'altro vi ha insultato recentemente. Cioè, Briatore dice votiamo sì tutti. Capite qual è il trucchetto? Il trucchetto è questo, le future riforme costituzionali, quelle gradite al popolo italiano, potranno passare in futuro solo con l'approvazione del Senato, cioè di questi nuovi senatori scelti dai partiti politici, nominati appunto dai partiti politici e non scelti dai cittadini. E ci rivedete, ripeto, dei senatori scelti dai partiti politici che giurano eterna fedeltà al partito politico che gli garantisce una poltrona, ai quali i partiti politici gli hanno regalato l'immunità parlamentare, votare in futuro contro la loro immunità parlamentare? È impossibile, l'hanno fatta sporca, dato che loro sanno che il movimento comunque fa quel che dice, perché non prendiamo un euro di rimborsi elettorali, perché guardate come facciamo politica, perché candidiamo solo incensurati, perché ci siamo messi di traverso ai ras del cemento a Roma. Loro sanno, ipotizzano che un domani potrebbe darsi che il Movimento 5 Stelle arrivi al governo del paese, e quindi che fanno? Blindano le future modifiche alla Costituzione grazie a queste modifiche che impediranno il futuro Parlamento, perché il Senato verrà scelto da loro e noi non avremo mai la maggioranza in Senato con questo nuovo Senato, perché siamo appena nati, in Regione Sardegna non abbiamo ancora i nostri rappresentanti, non c'è una regione ancora che amministriamo, siamo l'ultima forza politica del paese nata, anche se probabilmente la prima, non avremo la maggioranza e quindi tutte le modifiche alla Costituzione che vuole il popolo italiano, perché non c'è un cittadino italiano che mi ha fermato in questi mesi in giro per l'Italia chiedendomi per favore approvate una riforma che consenta ai partiti politici di scegliersi i senatori e di nominarseli tra i consiglieri regionali. Nessuno me l'ha detto, mentre tutti mi hanno detto abolite questa immunità parlamentare, basta con i volta campana, basta con queste schifezze, lo vogliamo fare, non lo potremmo mai più fare, cambiano per non cambiare mai nulla, sono scaltri, l'hanno sempre fatto. E sfruttano soprattutto una cosa che a me fa arrabbiare, sfruttano poi l'onestà del cittadino che dice vabbè qua si sta male, proviamo a cambiare, sfruttano sempre questo. Io non vi sto chiedendo
del voto, vi sto chiedendo un po' di informarvi, di informare il prossimo, perché qui è Davide contro Golia, abbiamo visto qual è il sistema mediatico che c'è oggi in Italia, e di alzare la testa, perché combattere per la sovranità popolare significa permettere a un popolo di avere voce in capitolo. Voce in capitolo, non votate il movimento, a me non me ne frega nulla. Il movimento semplicemente sta consentendo a dei cittadini incensurati di stare nelle istituzioni. Io non ci starò tutta la vita, perché quella, credetemi, è una vasca di squali, e la qualità della mia vita personale, se non ci fossero le piazze che mi tengo in vita, è diminuita moltissimo, perché vi voglio vedere a voi frequentare la Sant'Anchè, Gaspari, queste cose, vi voglio vedere a voi. Se non ci fossero queste piazze, che a me mi danno energia, mi consentono di avere la forza di continuare, io veramente sarei stato male lì dentro. Perché è un palazzo che tu vedi che potrebbe ogni giorno approvare delle leggi a favore dei cittadini, a cominciare dai più deboli, e non lo fa, perché è controllato dai partiti, a loro volta controllati dalle lobby, è incredibile. E poi gli stessi che oggi stanno andando in televisione dicendo occorre velocizzare il processo legislativo perché il Parlamento è lento, sono gli stessi che quest'estate si sono presi 41 giorni di ferie, e negli ultimi mesi, vi do la mia parola d'onore, lavorano dal martedì pomeriggio intorno alle 15 fino al mercoledì sera alle 19, anche questa settimana, vi do la mia parola d'onore, la Camera dei Deputati sono mesi che vota dal martedì alle 15 fino al mercoledì sera. Allora, per velocizzare l'iter legislativo, non sarebbe sufficiente costringere i parlamentari a lavorare dal lunedì al venerdì e dargli 20 giorni di ferie, piuttosto che cambiare quasi 50 articoli della Costituzione? Ma noi crediamo che qualcuno veramente sano di mente crede che se non è passata una legge sul conflitto di interessi, una legge sul reddito di cittadinanza o una vera legge anticorruzione negli ultimi 20 anni è per colpa della Camera e del Senato, di quello che viene chiamato bicameralismo perfetto? Ma stiamo scherzando? Che la legge Fornero, ripeto, l'hanno fatta passare 19 giorni e l'estate scorsa hanno approvato in 20 giorni una legge che si chiama Bocca d'Utri, che consente a tutti i partiti politici, tranne al Movimento 5 Stelle che non li prende, di prendere i rimborsi elettorali senza neanche rendicontare, perché queste sono le truffe semantiche, ci hanno sempre preso in giro con le parole, cambiano il nome ad un fenomeno per farcelo digerire, così il Porcellum diventa Italicum, le guerre di invasione diventano missioni di pace, i tagli strutturali alla sanità diventano aggiustamenti strutturali, le manovre che servono a salvare le banche con i risparmi dei cittadini le chiamano bail-in, e lo fanno apposta per non farci capire, perché noi siamo di fronte a un telegiornale, senti il telegiornale che dice il giornalista oggi è passato il bail-in, vabbè, che sarà mai? Se fosse qualcosa di grave ce l'avrebbero spiegato, proprio perché è qualcosa di grave non ce lo spiegano. Immaginate appunto di stare di fronte alla televisione, di fronte al TG1, un giornalista serio dice oggi con il solo voto contrario del 5 Stelle è passata una norma che serve a salvare le banche con i soldi tuoi, che stai oggi davanti alla televisione a guardarmi. Forse ti incazzeresti, forse ti organizzeresti, diresti a tua moglie, a tuo marito, alza un po' il volume, fammi capire bene, i soldi miei, sì! Cioè le banche di fatto fanno delle truffe enormi, alcuni banchieri sono responsabili di disparizioni, di spogliazioni senza precedenti, guardate il buco di MPS. Però le banche vengono salvate, se falliscono con quattrini dei risparmiatori, come può fallire una banca nel 2016? Fallisce perché Banca d'Italia di fatto non controlla più le banche, perché è controllata a sua volta dalle banche private, e perché oggi siamo di fatto in una repubblica fondata dai consigli di amministrazione delle banche d'affari, le stesse che appunto ci dicono che occorre votare sì alle riforme costituzionali, perché le costituzioni europee del Sud Europa, con i loro diritti sociali che già li stanno smantellando giorno dopo giorno con leggi ordinarie come il Jobs Act, come la buona scuola, come lo sblocca Italia, sono da superare, perché i diritti garantiti dallo Stato non sono fonte di reddito e di guadagno per il privato, questa è la logica. Noi siamo contro i privati? Assolutamente no, lo sapete bene che ci tagliamo gli stipendi e li diamo alle imprese private, cominciando dalla piccola e media impresa, però, che rappresenta l'ossatura economica del paese. Ci servono più imprenditori in paese, più giovani che abbiano dei denari, dei prestiti grazie ad una banca pubblica di investimento e di sviluppo, che gli possa dare dei quattrini con i quali iniziare delle opere qui in Sardegna e non fuggire dalla Sardegna, e investire in turismo, in cultura, in enogastronomia, perché avete tutto, perché io non lo sto girando in motorino ed è uno spettacolo, e i turisti devono venire qua d'inverno, lo dico sempre, i tedeschi devono venire qui a pagare solo per vedere come fate un formaggio, neanche per mangiarlo.
serve il reddito di cittadinanza, serve che le migliori menti, i giovani, restino in quest'isola e non se ne vadano via, magari in India a lavorare a $400 al mese in un call center, ed è questo il sistema che è stato appunto imposto. Però non ci riusciremo mai se non alziamo la testa, noi da soli non ce la facciamo. Io sto dando l'anima, noi stiamo dando l'anima, io di più fisicamente non posso fare. Fermi, un politico tradizionale viene e chiede il voto in cambio di una promessa, lo fanno anche qui, la Repubblica fondata sulle rotatorie da costruire che costruiscono prima delle elezioni, oppure la Repubblica fondata sull'asfalto elettorale, vengono prima delle elezioni e ti dicono dove hai la buca, te la riparo, però metà te la riparo adesso, l'altra metà te la riparo se mi voti, fanno così, ti serve un posto letto per suocera? Parla con me, però lo posso fare solo dopo essere eletto. Lo sappiamo che si comportano così. Noi non vi stiamo chiedendo il voto, vi stiamo dicendo di alzare la testa, perché oggi è una delle ultime possibilità, anche se guardate che anche qualora dovessero vincere i no, in futuro il sistema proverà altre modifiche per continuare a togliere i diritti sociali alla popolazione, perché questo è il sistema che sta andando avanti, è appunto la logica della privatizzazione selvaggia della nostra società. Vi stiamo chiedendo una mano, perché hanno una macchina di propaganda fortissima, perché hanno quattrini da investire per fare enormi pubblicità, perché la RAI è in mano a Renzi, perché Berlusconi, ecco, non mi pare che Mediaset stia facendo questa enorme informazione, perché sono tutti partiti coalizzati e sono gli stessi partiti che ci hanno rovinato la vita, tutti quanti negli ultimi 30 anni, che oggi dico che i loro fallimenti dei governi, le leggi oscene che hanno fatto e le leggi che non hanno fatto, non le hanno fatte per colpa della Costituzione, ma vi rendete conto? Ma si può credere ancora a queste persone? E poi il giochino è sempre lo stesso, ci tolgono un diritto in cambio ci danno il bonus, tolgono il diritto al lavoro ma ti danno il bonus del Jobs Act per un periodo, poi finiscono gli incentivi che sono sempre quattrini nostri, non li ha stampati Renzi quei soldi, vengono dalle nostre tasse e crollano le assunzioni, perché di fatto non è vero che i contratti o tutele crescenti sono contratti a tempo indeterminato, perché se vai in una banca a chiedere un prestito per mettere su una piccola impresa o per comprarti casa e hai un contratto del Jobs Act, il prestito la banca non te lo dà, questa è la verità. Poi ti tolgono il diritto allo studio ma in cambio danno il premio agli insegnanti, il bonus di €500, pensando che gli insegnanti poi si lasciano comprare da €500 per comprarsi un iPad, non succederà mai. Lo fanno queste operazioni per frustrare gli insegnanti, perché un insegnante frustrato è un insegnante che insegnerà peggio, e un insegnante che insegnerà peggio, ahimè, produrrà in futuro una popolazione sempre più vittima della disinformazione, sempre più controllabile dal sistema partitocratico, dal sistema dell'informazione. È fatto apposta. Tolgono il diritto alla sanità, però magari ti concedono una giornata all'anno di cura gratuita su un determinato problema. Lei, bonus in cambio di diritti. Oggi noi non possiamo permetterci, in cambio di risparmi irrisori, vogliono tagliare i costi della politica, facessero come noi, girassero come noi e si tagliassero gli stipendi, non cambiassero 50 articoli della Costituzione. Vogliono appunto in cambio di queste mancette che non cambiano nulla dal punto di vista delle nostre tasche, toglierci il diritto appunto a votarli, perché hanno paura di un popolo che li possa votare, ma soprattutto che non li voterà più, perché ripeto, alcuni soggetti non staranno più nelle istituzioni con il voto diretto del popolo, ci potranno continuare a stare solo grazie ad un Parlamento fondato sulla nomina diretta dei partiti politici, e faranno in questo modo, sceglieranno esattamente i fedeli al partito politico, e le future leggi, come già succede negli ultimi 30 anni, saranno leggi utili alla partitocrazia e non al popolo italiano, che non avrà più nessun controllo, perché l'informazione è in mano sua, sempre di più appunto il privato è tutto in mano sua, e il Parlamento sarà in mano all'unico Presidente del Consiglio, all'unico partito che potrà fare il bello e il cattivo tempo, perché avrà i numeri, avrà soprattutto deputati che dipendono da lui, che sceglie chi nominare e chi no. Questo è il concetto. Io vi sto chiedendo una mano. Da qui al 4 dicembre dobbiamo informare, andare a destra e a sinistra, fargli leggere banalmente l'articolo 70, che ve lo devo leggere, della nuova Costituzione di Renzi Boschi Verdini. Questo articolo 70 è l'articolo attualmente in vigore.
Andrea Vallascaso, la funzione legislativa esercitata collettivamente dalle due Camere. 9 parole, nessuna virgola, che significa che una legge diventa legge dello Stato se passa identica alla Camera e al Senato. Qualcuno potrebbe dire: ah, perdite di tempo. No, perché quando gli conviene a loro, tipo legge Fornero, passa in 19 giorni, per cui quando gli conviene il processo legislativo è rapidissimo. L'articolo 70 che spiega, ma che meraviglia, che spiega... Perfetto. Che spiega? Questa è una... Poi ci dicono che non siamo... cioè, io voglio capire dove trovate una forza politica che legge gli articoli della Costituzione prima, dopo, in piazza, ripeto, senza scorte in questo modo. Io penso che questa sia la democrazia, ovvero potere al popolo, è questa la democrazia. Ve lo leggo. Questo sarà l'articolo che entrerà in vigore e che spiegherà come dovrà essere l'iter legislativo, il processo di approvazione delle leggi, che entrerà in vigore qualora dovessero vincere sì. Se ci capite qualcosa, votate sì e fate votare sì. Se non ci capite niente, votate no e vi ripeto, aiutateci a diffondere. La funzione legislativa esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, referendum popolare, le altre forme di consultazione con l'articolo 71, per le leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei comuni, delle città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea, per quelle che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di senatore, di cui l'articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui l'articolo 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma, punto. Forse non l'avete capito perché l'ho letto troppo veloce, ora ve lo rileggo a lento. Ve l'ho letto soltanto una parte. Guardate questa parte qui. Con l'ufficio senatore di quell'articolo 65 rimanda al primo comma. E per le leggi di quegli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma. Questa è la Costituzione o un regolamento di condominio? La prima regola di una Costituzione è che deve essere comprensibile, perché rappresenta appunto le fondamenta sulla quale si costruisce una nazione. Noi non ci capiamo niente, ma state tranquilli che qualche professionista del caos e della politica, politicante professionista, questa parte la capisce e la sa utilizzare, diciamo, a suo vantaggio. L'hanno sempre fatto, ovvero l'interpretazione di alcune leggi incomprensibili per il popolo italiano ha garantito, sempre ai soliti noti, un potere inimmaginabile, perché ci sono dei professionisti del caos che tra comma e controcomma, tra periodi e controperiodi, tra articoli e controarticoli, riescono chiaramente a muoversi e a pescare bene. Si dice un proverbio che in acque torbide si pesca meglio. Qualcuno pesca meglio, coloro che sono esperti di acque torbide, i politicanti, i professionisti della politica, gli stessi che non devono rispondere al popolo italiano, ma devono rispondere a coloro che gli garantiranno per tutta la vita una poltrona. Questo è il concetto. E se noi non ci capiamo nulla, non è perché siamo ignoranti, l'hanno scritta così apposta, perché un popolo che capisce le leggi è un popolo pericoloso. E dato che questo popolo italiano, grazie anche al movimento, ma non soltanto al movimento, giorno dopo giorno sta alzando la testa, perché io noto alcuni cambiamenti enormi che sono già in atto. Mai si era visto appunto dei parlamentari della Repubblica entrare nelle istituzioni senza lobby alle spalle, senza alcun grande potere, mai si erano viste delle persone che girano come stiamo girando noi, quindi il cambiamento è già in atto, solo che non lo vediamo perché siamo troppo dentro, da dentro le città non si vede quante sono alte le torri. Comunque già in atto un cambiamento, e dato che loro lo sanno che un popolo sta poco a poco, forse lentamente, ma inesorabilmente alzando la testa e capirà le leggi, meglio complicarle, così soltanto noi che viviamo in quei palazzi da 60 anni sapremo interpretarle e utilizzarle a favore e di noi stessi e dei partiti politici che ci nominano. Io ho bisogno di quasi un'ora per spiegare quelle che sono le nostre
Poi voi magari sarete d'accordo o non d'accordo, legittimamente, amici come prima, però se votate lo stesso sistema che ci ha impoverito, quantomeno non vi lamentate più nei bar la mattina, perché le lamentele non saranno più tollerabili. Basta lamentarsi. Io quest'estate potevo lamentarmi su Facebook dell'occupazione quasi militaresca nella televisione pubblica da parte del Presidente del Consiglio e ho avuto quest'idea. Voi inventatevi qualcos'altro. A noi è venuta quest'idea di girare l'Italia e per me è stata una meraviglia, perché ho incontrato il paese reale, che non è Montecitorio, ma è un paese dove dovunque mi dicevano come prima frase: assaggia questo è prima frase. E la seconda frase: qui hanno chiuso un ospedale. Io ho sentito queste frasi: Alessandro, qui hanno chiuso un ospedale. E poi scopri che dove chiudono un ospedale magicamente sorge una clinica privata. Perché non chiudono gli ospedali per mancanze di malati, magari fosse così. Sarebbe il mondo più bello del mondo, un mondo dove chiudono gli ospedali perché mancano i malati. No, i malati aumentano anche per la merda che ci respiriamo e per la merda che ci fanno mangiare. Però chiudono gli ospedali perché qualche ras delle cliniche private, che magari ha anche degli agganci con la politica, spesso sono gli stessi, deve lucrare appunto addirittura sulla sanità. Quindi chiudono l'ospedale e apre la clinica privata. Questo è il mondo reale. Io vi do la mia parola d'onore: in Parlamento non si parla di queste cose, si parla solo di premi di maggioranza, di soli di sfamento, della politica che parla delle regole della politica, che parla delle regole della politica e che parla delle regole della politica. Perché quello che gli interessa è la possibilità di restare, per cui i discorsi che si fanno in quel transatlantico, che è questo bellissimo corridoio dal quale si accede alla Camera dei Deputati, dove ci sono delle piante, dei divanetti che sono convinto che sono in pelle umana, sono convinto, in quei transatlantico si parla di questo, delle correnti, di chi piazzare, di contropiazzare. A me non mi interessa nulla e ve ne accorgerete quando me ne andrò da quel palazzo. Non mi interessa minimamente la carriera politica, mi interessa una carriera molto forse più bella, la carriera da essere umano. E le piazze mi aiutano a farla, a migliorarla, i miei colleghi mi aiutano a migliorarmi. Insieme una sovranità popolare consente di migliorare i rappresentanti del popolo in Parlamento. Ben vengano le critiche, ben venga l'attenzione mediatica, la stampa che ci fa le pulci, viva la stampa che ci fa le pulci. L'unica cosa che vorremmo è che facessero le pulci agli altri come le fanno a noi, soltanto questo. Io me ne andrò da quel palazzo e entrerà qualcun altro. Me ne voglio soltanto andare facendomi una domanda: hai dato il massimo? Se la risposta sarà sì, io sarò una persona soddisfatta. Entrerà qualcun altro, magari qualcuno che è in questa piazza oggi e porterà avanti come una staffetta, un testimone che sono delle idee gradite al popolo italiano, con il reddito di cittadinanza, perché non ce la faremo mai uscire dalla crisi senza poter dare un reddito di dignità e prendere del tempo per riconvertire un'economia basata oggi sul fossile, sul carbone, sugli idrocarburi, sul cemento, e riconvertirla appunto in turismo, enogastronomia e cultura. Quello è il nostro petrolio ed è il petrolio della Sardegna. Questo, soltanto questo, ma c'è bisogno di tempo, e per riuscire ad avere quel tempo non possiamo far scappare le menti migliori o costringere i pensionati a rovistare nella monnezza perché guadagnano 440 euro di pensione al mese. Ci vuole il reddito di cittadinanza, e se non l'hanno approvato non è per colpa della Costituzione, è perché i partiti politici con il reddito di cittadinanza avranno decine di loro rappresentanti che non verranno eletti, perché in alcuni territori alcuni politici senza il cancro del voto di scambio non entreranno mai nei palazzi delle istituzioni. Questo è il concetto: il reddito di cittadinanza spezzerà il voto di scambio, ma non passerà mai, anche se noi dovessimo vincere elezioni con l'Italia come la Camera, perché non avremmo la maggioranza al Senato. Qualcuno dice: ma il Senato non legifera. Non è vero, perché può sollevare conflitti di attribuzioni, il Presidente del futuro Senato sarà uno loro, perché non avremo la maggioranza. Per cui qualora dovesse vincere il Partito Democratico, un altro partito, alla Camera, il Senato vedrete che è come se non esistesse. Se dovesse vincere il 5 Stelle alla Camera e non avrà la maggioranza al Senato, il Senato farà il Vietnam e impedirà qualsiasi cambiamento che è già in atto. E dato che i partiti politici sanno che queste proposte le porteremo e spezzeranno appunto lo strapotere della partitocrazia, si sono di fatto scritti un'assicurazione sulla loro permanenza nella vita politica. Queste sono le riforme costituzionali, una loro assicurazione che per entrare in vigore
necessita della controfirma del popolo italiano con un sì. Questo noi faremo, metteremo una firma nostra sull'assicurazione, sulla permanenza politica dei partiti politici, dei politici che ci hanno rovinato la vita. Ognuno faccia quel che faccia, sappiate soltanto che abbiamo un'enorme responsabilità, perché alle volte dire no è meraviglioso. Se qualcuno vi dice ma voi dite sempre no, rispondete no. È meraviglioso alzare la testa, è meraviglioso non dipendere più da certi personaggi, è meraviglioso respirare aria pulita, perché è vero che siamo pieni di merda, è vero, però soltanto gli italiani hanno avuto la forza di tirare su la testa e respirare aria pulita e tirarla su dall'etame. Falcone e Borsellino potevano essere soltanto italiani, soltanto italiani. Io ho la fiducia certa nel popolo italiano, vi chiedo una mano perché da soli non ce la facciamo, vi chiedo una mano perché dipende da noi. Basta, basta inginocchiarci e ringraziarli per un bonus, per una mancetta, che sono sempre soldi nostri, quando è nostro dovere da popolo sovrano alzare la testa, stare a schiena dritta e rivendicare i diritti. Viva Oristano, viva la Sardegna, viva il popolo italiano, grazie a tutti. Allora.